Un saluto a tutti a Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Bloons Tower Defense 6. Allora, oggi, in questo video, dove ci sarò anch'io che parlo, per la prima volta dopo tre video, ci andiamo a fare difficile e abbiamo sbloccato impervio solo scimmie magiche. Dobbiamo fare solo scimmie magiche, quindi andiamo con solo scimmie magiche. Non dovrebbe essere molto difficile. Andiamo subito con l'eroe che... mettiamo, livello mi pare un ottimo posto sia questo, se riusciamo a piazzarcelo ovviamente. Ok, allora partiamo intanto. Questo orario secondo me è OP. Allora, ho deciso di esserci finora perché non ho mai commentato, perché effettivamente è lungo, sono 80 livelli e ovviamente, a parte il mettere quelle torri di tanto in tanto, diciamo che c'è poco da commentare, da dire. Quindi quello che posso dirvi è che vorrei portare parecchi video di questo gioco che ho visto vengono visti, comunque cercati, perché io ho esperienza con quello precedente, magari non sono così facili da fare. E quindi volevo portare questi, e poi vi invito anche a seguirmi su Twitch, trovate il link in descrizione, dove quasi tutte le sere faccio live di o Bloons Tower Defense o scacchi o anche altri giochi per la Switch. Quindi vi invito a seguirmi e proseguiamo con questo livello, soltanto scimmie magiche. Ovviamente io andrei di mago subito, sicuramente ottimo. Piazziamo qua. E devo dire, è un po' che non ci gioco, è qualche giorno che non gioco, quindi sto un attimo arrugginito con gli app, ma non fa niente. Ed è, come vedete, la prima volta che lo faccio, quindi userò soltanto le nozioni che conosco, non ho visto alcun video ovviamente e nulla. Per ora l'eroe e il maghetto riescono egregiamente a sopportare questi palloncini. Solo scimmie magiche non è poi così difficile. Piazziamo anche un druido, possiamo mettere anche, per esempio, vabbè, alla fine i druidi, dai, il percorso è così, lo possiamo rendere partecipe. Dirò non qui, magari ci mettiamo la scimmia magica dopo. Possiamo metterlo qui, e anche questo è ottimo, pare il secondo. Per chi non lo sapesse, druido della giungla, veramente fortissimo. Ok, allora, maghetto, dicevamo, prossimo app, un muro di fuoco. Non ci sono problemi per ora, va benissimo. Allora, qua 18. Facciamolo. Tra poco vedete che non arriveranno più palloncini, solo perché c'è lui, veramente, veramente potente. Sì, magari ne metteremo parecchi, dobbiamo fare solo il livello 80, quindi alla fine ci basterà una certa mettere la super scimmia e andrà facile. Infatti comunque quella solo magiche non possiamo di certo dire che è tra le più difficili. Sicuramente impervio è difficile, metà contante è difficile, e dobbiamo anche considerare che questi sono i primissimi livelli, quindi ci sta che è facile. Cioè, guardate che percorso, ripassa 96 km su un metro quadro, quindi logicamente risulta molto semplice. Adesso sto completando, diciamo, i tre livelli di difficoltà principali agli ultimi livelli. E già lì comunque è più difficile trovare la giusta strategia, anche se devo dire che io avevo giocato parecchio al 5, ed è stato anche, per chi mi segue da tantissimo tempo, anche uno dei primi video che ho messo sul canale, dei primissimi, ormai ne ho quasi 700 video sul canale, ma fra i primissimi. Per chi volesse tornare indietro di 1000 pagine, potrà trovare proprio video di Bloons Tower Defense 5, tra i primissimi giochi che ho portato. E anche lì il maghetto andava forte. Però qui ci sono app diversi, quindi ho dovuto un attimo fare l'abitudine. Rispetto a quello, vi dicevo prima che proprio gli eroi sono
sono un punto veramente forte di questo, perché cioè, dà un bel vantaggio. Infatti ci sono mappe dove non si può usare questo eroe e già diventa più difficile. Comunque queste modalità aggiuntive con meta contante, in queste modalità l'eroe diciamo che ci sta, però le modalità diciamo facile, normale, difficile, semplici la rendono particolarmente facile, perché permette di farmare quei primi livelli che vada veramente forte. Allora, che rimane comunque il problema di quelli invisibili, dei camo, quindi mettiamo un altro maghetto qua, mentre un doppio up, e sviluppiamo questo che ci sta. E vi dicevo prima, sto facendo anche questo esperimento, perché il video lo sto registrando sul tablet e l'audio lo sto registrando sul microfono, con il microfono sul cellulare, con lo Yeti che uso al computer, però sul cellulare. Ho notato che esce molto bene l'audio, quindi vista l'impraticabilità molte volte del registrare video nella mia postazione, se riesco a fare video anche in mobile, ovunque, mi risulta veramente, veramente molto facile postarli. Quindi, dicevamo, portata super, portata epica, anche se qui stiamo anche la spell del nostro eroe. Sì, io rimango dubbioso del livello 80 solo per la questione dei camo. Ora non ricordo se questo tizio, ma no, diciamo i ninja, ci vogliono ninja a profusione e basta, facciamo i due ninja, dai, i ninja che hanno disciplina ninja sicuramente. Facciamo shuriken a ripetizione, triplo colpo standard, anche perché il ninja devo dire non lo faccio veramente mai. Non gioco da qualche giorno, quindi non ricordo qual è, diciamo, l'app, però va bene, basta che prenda questi, va benissimo. E poi sicuramente altri maghetti, facciamo questo, anche se il super range magari andava messo in un'altra parte. Allora ne facciamo un altro qua, sempre uguale, un buon range, e mettiamo uno qua a muro di fuoco, un po' spostato verso di qua, anche lui principalmente per i camo. Non voglio sorprese perché non ricordo, ma ne arriva una bella wave e non mi voglio far trovare impreparato. E qui direi che dopo la scimmia robot ad up dovremmo stare a posto per quanto riguarda blooms normali e alla fine il mega dirigibile, che poi neanche è tanto mega perché quello rosso livello 80 normale, non era, comunque facile. Ecco, sono quelli camo che magari ci piazza anche un altro ninjino qui, c'è un bel range. Distrazione sì, comunque vanno bene così, ma magari faccio triplo questo. Bomba appiccicosa, ciao, però va bene. Arriviamo a 8000 per quello. Magari piazzo un altro druidino. Vediamo. Qui avevamo detto che volevamo fare, no, un muro di fuoco. Però il muro di fuoco lo sto facendo dalla parte sbagliata. Direi che facciamo luccichetto e quest'altro. Dove sta l'altro maghetto? Qua. Adesso invece gli facciamo questo qui. Allora, Mishimia Robot 3600, livello 55. Per ora non c'è nessun problema. Mago in ninja all'inizio, devo dire, spingono. Facciamo quest'altro pop al ninja, dai.
Cioè, perché con tutta questa roba non serve neanche forse buttarci 8000. Beh, tanto arrivano subito, dai, arrivano subito. Anche senza piantagioni. Arrivano subitissimo. Allora, 6000 palloncini che tornano indietro. Scimmia robot. Quindi non serve aggiungere altro. Abbiamo la somma che ci serve per la scimmia robot. Gli diciamo che deve prendere, no, il vicino deve prendere il più forte, il primo. Ok, siamo a livello 60. Rosso, sì, 80 il GP da quello nero al verde. Allora, veramente facile, facile, facile. Abbiamo anche la seconda spell dell'eroe, quindi veramente easy peasy. Io direi ce lo vogliamo piazzare, un altro druidino. Piazziamolo, dai, piazziamolo. Piazziamolo qua, almeno tira anche qualche colpo. Ok. Maghetto. Maghetto, dai, un altro. Lo piazziamo. Oh, qui? Dai, piazziamolo qui, anche se sta un po' in ombra. Magari qua. Vediamo qua com'è, c'è a posto, sì, c'è. Allora, lo piazziamo qua. E gli facciamo questo, dai. 1000 con il muro di fuoco e sta a posto. Poi stiamo veramente messi alla grandissima, cioè non ci ferma più nessuno, potrei quasi rimanere fermi. Però muro di fuoco lo facciamo, benissimo. Allora, adesso cioè veramente quasi solo da guardare per 15 livelli. Proprio questo è il motivo della mia non commento dei video precedenti. A chi serve, diciamo, si va anche mandando avanti e indietro il video in base al punto di cui ha bisogno per vedere gli up che ho fatto. Quindi il commento veramente sfido. Lasciate un commento se avete visto il video fino a questo punto e avete sentito questa cosa, perché veramente la vedo impossibile. Allora, livello 67, siamo al 68, dirigibili van giù come birilli. Abbiamo 4000, quindi ci conserviamo il cash per eventuali up futuri, ma dubito ce ne sia bisogno. Come vedete, i plums si infrangono brutalmente e poi comunque dovrebbero fare tanta strada lì in mezzo, quindi se vanno giù in così poco difficilmente arriveranno molto più avanti. In ogni caso abbiamo anche le skill del nostro eroe, abbiamo 6000, quindi dei problemi non ce ne sono, buona la prima. E vediamo il ninja, ragazzi, c'ha niente male. Guardate gli shuriken, veramente sottovalutato. E una cosa che ho notato, che non so se è perché un'impressione, mi ricordo male, ma hanno bilanciato molto i vari personaggi, le varie torri, diciamo, del gioco. Cioè nel 5 usavo sempre le stesse cose e altre non mi sembravano proprio buone, mentre qui mi ha stupito un po' tutto, perché alla fine lo metti e tutto è forte. Quindi per questa cosa devo dire, ripeto, non so se me lo ricordo male, perché ormai sono passati anni da quando giocavo al 5 e ovviamente ci può essere anche un ricordarsi male. Allora, siamo a livello 73, due dirigibili rossi, uno blu che corre, ma sono instapolverizzati. Diamo i druidi che lavorano. Sodo per bloccare i palloncini normali, davvero molto forti. Nessun problema a livello 74. Arriva un altro dirigibile. Allora, usiamola ogni tanto questa skill, se no cioè, ci rimane male, però non lo usa mai. E non direi che serva altro, comunque. Vediamo, questi soldi ce l'abbiamo e qualcosa dovremmo pur farci. Quindi magari qualche super mega up. Dai, teniamoli magari in 5 livelli, no, 13.000, non ci lascia il super mega up di nulla. Di un benamato nulla. Fare magari qualche up, una bomba appiccicosa di questo, ma quando lo vedrà mai un mob questo qui?
mettiamo lui e direi basta, cioè guardate i palloncini che tornano indietro, cioè ragazzi un devasto, facendo un devasto, 3 livelli alla fine, 14k e chi c'è? Nessuno da uppare, semplicemente ce li vediamo, in questi 3 livelli avete tutto il tempo di lasciare un bel mi piace al video. Fatemi vedere che vi piacciono anche questi video commentati, così ve li porto più spesso invece del video soltanto video, no audio, no commentary. Ecco qui appunto, ma vediamo che va bene, siamo a 18k, c'è questo qui, ci prendiamo anche la fenice, quest'ultimo livello, attiviamo tutto come il capodanno cinese, vediamo. 78, druidi e shuriken lavorano sodo, arriva di tutto, vediamo, eccola qualcosa di tosto, ok, ma l'avrebbe polverizzato lo stesso, però la skill ce l'abbiamo e usiamola questa skill, usiamola. Fenice e tutte le altre pronte per il livello 80, non lo facciamo nemmeno arrivare alle scimmiette, nemmeno arrivare. Dai, arriva, dirigibile. Ce la puoi fare. Solo scimmie magiche. Easy. Dirigibili rossi rinforzati. Inutili. Spappolati. Un altro. Via. Ok. Beccati questa. È già finita ancora prima di iniziare. Prende fuoco. Divampa. Si attiva tutto e game over. Dobbiamo fare questa e questa. Ok. E così fu. Infuocato. 1801 blon di ceramica scoppiati. Torri collocate 11. Blon salti scoppiare 356.470. Contante generato 0. Mob 265. Poteri 0. Insta 0. Abilità usate 8. Va benissimo ragazzi. Allora per questo video è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un like. Iscrivetevi al canale. E ci vediamo come sempre nel prossimo video.